Correva l'anno 2018, quando azzardai l'utilizzo di questi prodotti. Un'esperienza davvero traumatica per me. Nonostante ciò, ho deciso comunque di accontentare le richieste della mia community. Dopo esattamente un anno e qualche mese, andremo a testare nuovamente Essence. Slay. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Tante persone mi chiedono come mai non c'è più l'uccellino di Twitter. Cause you don't subscribe, Bubukiri. È dal 2016 che lo metto. What? Davvero difficile costruire una community. Io do sempre per scontato che le persone che mi guardano facciano già parte della community. Io mi chiamo Loretta, a.k.a. Grace on your dash, che significa Grace nei vostri schermi. Nell'arco di questi ultimi 12-14 mesi, tantissime persone della community, se non ne fai già parte, io ti consiglio di iscriverti al mio canale. Anzi no, diciamolo nel nostro modo. Se non sei ancora iscritto al mio canale, you better subscribe! Molti di voi si chiederanno, ma perché questa qua rifà sto video un'altra volta? Perché è passato un anno. E si sa, in un anno i brand lanciano tantissimi prodotti. E dopo una lunga attesa, grandissime tribolazioni. Oggi, finalmente, proviamo Essence. Il fondotinta che andremo a provare si chiama Insta Perfect. Loro hanno lanciato, se non erro, 7 fondotinta. Io li ho comprati tutti e oggi testeremo le ultime 3 colorazioni. Allora, questo è uno Strong Matte Effect Waterproof Buildable Coverage Foundation. Non lo so, vogliamo mettere un altro aggettivo? Quindi questo dovrebbe essere un fondotinta che rende la pelle perfetta, talmente perfetta che potresti fare una fotografia e postarla direttamente su Instagram senza filtri. We can see! Quindi, bando alle ciance e iniziamo questo tutorial. Provo il Fresh and Fit Awake Primer Healthy Glow Pore Minimizing Effect. Base viso, texture leggera ad effetto levigante per un incarnato luminoso, copre le impurità. Complesso di vitamina B3 e provitamina B5 e acqua di mirtillo rosso da utilizzare da solo come base per il make-up. Ok, let's try it out, Bubukiri, let's try it out. Non so perché, ma questo primer mi dà l'idea di essere un primer colorato. Ok, questo prodotto secondo me è indicato perché ha la pelle secca. Ok, adesso andiamo all'Insta Perfect Foundation. Queste sono le 3 ultime shade della box che io ho comprato. Questo è il primo dei colori più scuri e adesso lo andremo a provare sul collo. Bene, questo ragazzi bocciato, però sono fiduciosa, sono fiduciosa. Questo è l'Insta Perfect Liquid Matte nella colorazione 80. Dai. Non è cambiato niente. Ok, oh, Maria Pre. Raga, non sto scherzando, lo state vedendo, eh? So these are the 2 colors that we are trying. Last one. Non mi deludere. Ragazzi, prima di applicare questo fondotinta, fatemi sapere se secondo voi questo fondo andrà bene per la mia pelle. Vi lascio il sondaggio qui sopra. Ragazzi, come potete notare, qui è sempre pulito. Allora, proviamo questo. Questo potrebbe andare, dai. Non male, dai, allora, vediamo se riesco a farlo funzionare. C'è da dire, ragazzi, che
in questa parte io sono leggermente più scura, quindi forse qua potrebbe andare bene. Però ecco, molto meglio degli altri due qua, perché allora se notiamo questo primissimo fondotinta, che è il numero 70, aspettate che lo riapplico di nuovo, così abbiamo un pump fatto come si deve. È molto più chiaro, cioè proprio molto molto chiaro. Allora, la cosa che a me stupisce sempre di questi fondi è che c'è sempre un salto cromatico pazzesco. Se noi notiamo qua, tra questo qui che è il 90 e questo che è l'80, secondo me c'è un grosso salto cromatico. A mio avviso qui potrebbero stare bene almeno altre 4 colorazioni. Quindi sì, raga, è giunto il momento di applicare fondo. Allora, agitiamo bene. Questo è di MAC. È questo, sì, 90. Speriamo che vada bene, raga, veramente. Lo spero con tutto il cuore. Siamo borderline. Siamo borderline. Secondo me è un po' chiarino, però vediamo, sfumando questo fondo, come va. Dai! It is still a little bit light. Raga, è aperto questo qua, che è il 90. Ok. Quindi, come potete notare, nonostante sia più scuro rispetto al fondotinta che ho provato l'anno scorso, c'è ancora molta strada da fare. Niente, raga, c'è poco da fare, troppo chiaro. Ah, questo fondo qua, raga, ha una percentuale di bianco. Lo notate, lo vedete? Pazzesco come cambia la percezione del colore, è pazzesco! Quindi no, ragazzi, questo fondo non va bene. Ci avevo sperato perché comunque vedendolo dalle foto su Instagram sembrava che l'ultimo colore fosse adatto, invece no. E raga, io sono comunque molto chiara per essere scura, quindi questo qua, nonostante dalla bottiglia sembri con sottotono golden, in realtà non lo è. Boh, proviamo a stratificarlo ancora, a vedere se... no, comunque anche adesso mi fa vedere un colore strano. Che pazzesco! Cioè, dalla bottiglia sembrerebbe... Ah, ma no, aspettate, raga! Ho scoperto una cosa brutta, brutta, brutta! Allora, vedete qua la bottiglia, la vedete? Questa bottiglia qua ha un colore, ma all'interno c'è un altro colore! Lo vedete? Aspettate che vi faccio lo zoom. Allora, questo barattolo qua ha un colore, però poi quando fuoriesce il fondotinta il colore è un altro. Ma io sono tipo scioccata, raga. Essence, you tried it. Honestly, truly, I am shook. Allora, adesso io lo ripulisco per farvi capire cosa intendo. Allora, perché magari non si capisce. Io odio quando i brand fanno questa cosa, ossia che colorano la bottiglia di un colore. Non è la prima volta che mi capita una roba del genere. Lo vedete anche qui, raga, che è proprio like
Clearly this is not my color. Non è il mio colore. Per tutti coloro che dicono che questa è white face, please shut your damn mouth up. La white face non esiste. No, non è una discriminazione verso i bianchi, like. Ah, storicamente, ragazzi, la N-word è una parola che ha fatto soffrire e che ancora fa soffrire tantissime persone. Cerchiamo di capire se riesco a sistemare sta roba. Quindi, cosa si fa adesso? Io nel frattempo ho preso anche delle powder di diversi colori. Abbiamo preso la 43, la 50, la 43. C'erano anche altri colori che io avevo preso. Eccoli qua. Allora, ho preso anche questa qua, che è la numero 60 True Mahogany Espresso. Vediamo se con le powder riesco a sistemare sto macello. Vediamo un po'. Tanta gente, quando ho fatto il video, mi disse: ah, ma nella palette avevi delle cose più scure, potevi usarle. Ok, this is the darkest one, right? Can you see how it turns on my skin? Can you see? This is the darkest color. It's ashy AF. Let me try this one. Because maybe people are saying, you know, that I'm playing the victim role. Do you see any contour here? L'unica cosa che io posso fare qui è fare highlight con questo colore qua. Qua sotto, ok? E lo vedete comunque quanto è chiaro. Can you see that? This is the thing. Però cerchiamo di capire anche se magari con le powder riesco a sistemare qualche cosa. Ecco, questa roba qui non va tanto bene, perché una persona vede un colore, specialmente poi online, dovrebbe, secondo me, tutto corrispondere al packaging, perché già uno non può provare il prodotto, torna a casa, si ritrova, no, con una roba del genere. Allora, questo è Toffee, sembra bello giallino, proviamo. Forse riesco a sistemare. Forse riesco a sistemare, ti prego. Oh, questa powder non è male, ragazzi, eh. Poi non so se sono influenzata dal fatto che sotto c'è un maramaldo, però sta ritornando, secondo me, un incarnato quantomeno più caldo. Vediamo sul collo. Allora, rimane comunque molto più chiaro rispetto all'incarnato, però almeno non sembro, boh, una mummia, perché comunque sbatteva troppo. Allora, complimenti, questa powder qua non è per niente male. Ripeto, poi non so se sono, come dire, influenzata dal colorito che avevo prima. Usiamo True Mahogany, questo è il numero 60. Vedete, ancora un po' di colorito, cioè, guys, sto diventando ancora più rich. Yes, questo colore è True Mahogany. Raga, fatemi sapere, secondo voi, se mi vedete diversa dal solito o secondo voi questo colore potrebbe andare bene. Allora, queste due powder a me sembrano promosse. Magari, se volete, ragazzi, posso provare sempre queste powder qua su un fondotinta, che ne so, quello di Fenty, per capire realmente poi qual è la resa. Let me know, guys. Questo qua io lo vorrei usare, Espresso, il numero 70, provare a fare un po' di contouring. È un po' freddo. Allora, su di me va abbastanza bene.
devo dire, però è borderline secondo me. Per intenderci, una persona che ha la pelle particolarmente scura con questo qua, secondo me diventa grigio, lo vedete? Guardate, vedete che si vede il grigio qua? C'è proprio vira il grigio questo. Quindi per me che sono un NC50 di MAC, tanto lo posso usare per fare un soft contouring alla fine, perché è veramente freddo questo colore. Detto questo, devo dire ragazzi che tutto sommato ci siamo, dai. Non mi fa impazzire, però sono talmente abituata nella mia vita a dover far funzionare i prodotti, perché diciamolo proprio che i prodotti per pelle scura, specialmente poi le powder, oltre che fondotinta, adesso iniziano a essere un pochino più numerosi, sennò prima era un po' accontentati. Quindi non sta a voi dire di cosa una persona si può lamentare o meno, perché dal momento che questa cosa non vi tocca, quello che si può fare secondo me è ascoltare, cercare di mettersi in ascolto. Vabbè, comunque raga, molto meglio dell'altro video che vi linko qua sopra. Ok, allora adesso prendo la Eyebrow Designer nella colorazione black, ma io ricordo di averne una marrone, eccola qua, così ci facciamo le nostre eyebrows marroni. Quindi già che abbiamo la base, raga, it's a thing, think about what you're trying to do to me, yeah, thing, yeah, freedom. All right. È un po' caldino, raga. Si sta sfaldando la matita, ma sarebbe anche normale perché fa un caldo atroce. Think about, yeah, think about. Ma era quella la tonalità? Freedom, freedom. Ok, uso questo colore qua, che è quello più scuro. Oh my god. We gonna be a little bit ashy tonight. Siamo riusciti ad andare sulla luna e non ce la facciamo a fare dei cacchio di correttori come si deve per pelle scura. Usiamo questo correct, questo qua. Prendiamo l'arancio. Vabbè, alla fine comunque sono prodotti che costano anche molto poco, quindi non bisogna neanche avere troppe aspettative, secondo me. Prendo questa palette, questa è la Big Eyeshadow Palette. Questi sono i colori. Credo che prenderò questo colore qua. Ok, questo è il mio transition color, devo dire che è andato bene. Prenderò questo marrone qui che è bello freddino. Non è male. We see patchiness over here. Can you see that? We see patchiness. Quindi quando i colori sono patchy così, raga, aspettate che io qua devo fare un attimo una cosa, sennò qui mi vado a rovinare tutta la base e non è il caso. Quindi prendo una powder traslucida e io quella che ho qui sotto mano è quella di Fenty. Troppo devo fare così, sennò mi si rovina tutto il trucco e siamo rovinati, raga. Non mi ricordo quello che stavo dicendo. Vabbè, fatto sta che questo colore qua non tiene una cippa. Quindi quando è così, raga, bisogna semplicemente stendere il prodotto picchiettandolo piano piano, e poi sfumiamo. Un altro ombretto, che è questo qui. Per loro questo sarebbe un nero, ma io già lo vedo che questo è grigio. Più che un nero è un grigio scuro. E purtroppo faccio questo lavoro per prelevare il correttore, ammorbidirlo.
Io applicando il correttore, cosa succede? Se sopra applico un qualsiasi colore, per esempio se riprendo questo, risulta più strongolo, vedete? Perché chiaramente ossida. Ho lasciato uno spazietto tra i due, vedete? Allora io riapplico questo colore qua, qui, vedete? Ma sì, dai, usiamo questo. Usiamo questo. Questo qua, ragazzi, mi sono dimenticata di farvelo vedere. Eccolo qua. Ok. Poi applico questo colore qua. Like so, guys. A questo punto prendo questo colore qua. Premiamo ancora di più. Ok, vado sull'angolo interno dell'occhio, poi vado a finire. Ancora un po' di correttore, raga. Prendo sempre un ombretto. Prendo questa matita qua che si chiama Long Lasting Eye Pencil numero 2 Chocolate. Questa qui si chiama Teddy, che è uguale a Teddy di MAC, uguale identica. Coincidenze? Applico questa matita all'interno del mio occhio. Usiamo il Super Fine Eyeliner. Meno male l'eyeliner, raga, che ha salvato un po' quella situazione lì nella crisi, perché era un pastrocchio allucinante. Ma di quelli seri, raga, di quelli seri. Alright, guys. Abbiamo creato la nostra linea di eyeliner. Ma questa eyeliner qui, secondo me, si secca molto facilmente. Mi dà l'idea di un eyeliner che si secca. Mascara di Essence sono molto quotati. Io prendo questo qui, The False Lashes Mascara Extreme Volume. Ok, this is good. This is actually really good. Cacchiarola, raga, è buono. Non è male, proprio per niente. I like this one. Thank you. My friends. Comunque qua io devo stare attenta, perché c'è del fallout significativo. Vado sulle ciglia inferiori, sempre con lo stesso mascara, che è un mascara che potrebbe usare tranquillamente Zara. Zara mascara. Zara mascara. Raga, faccio l'altro occhio e torno da voi. Ok, ragazzi, abbiamo fatto look occhi, passiamo al resto. Vediamo, c'è un blush qui. Abbiamo questo blush qua. Abbiamo questo blush qua, che con tutto l'amore is super ashy. Cioè il rosa si vede, però secondo me qui siamo già, c'è un rosa, come dire, è il rosa più scuro che ho trovato. I don't like it, like I don't like it at all. Proviamo questo rosa qua. Opacizziamo un po' tutto qua. Allora, l'illuminante, raga, usiamo questo. Questo qui è il Metal Chrome Blush. Questo in realtà sarebbe un blush, ma chiaramente, essendo scura di pelle, questo per me va solo ad illuminare. Trovo che sia un ottimo modo per sfruttare quei prodotti che non funzionano su pelle scura. Io di Essence non le ho trovate. Alright, bubucchiri. Questa matita, labbra, è Rich Mahogany. Ok, abbiamo fatto l'outline delle nostre labbra. E sulle labbra metto il Color Boost Mad About Me Liquid Lipstick nella colorazione Dusty Romance. Sapete benissimo, ragazzi, che io non amo tantissimo l'applicazione della matita labbra quando abbiamo a che fare con un liquid lipstick. Cosa posso dire di questo look? Allora, innanzitutto fatemi sapere, ragazzi, se vi piace. A me, sinceramente,
non fa impazzire. Poi vabbè, stiamo parlando anche di qualità comunque bassa, quindi non ci si può neanche aspettare la performance di un prodotto di Anastasia o Fenty da un prodotto che costa comunque così poco, ok? Questo look alla fine, da che era iniziato veramente in una maniera disastrosa, siamo riusciti comunque a riportare tutto nel mondo reale. Cosa mi piace e cosa non mi piace? Allora, purtroppo per una questione di temperatura, ragazzi, la matita per le sopracciglia, essendo molto morbida, secondo me non è indicata per la stagione estiva. Forse va un po' meglio in primavera, in inverno, ma adesso è proprio inutilizzabile. Infatti si sta sciogliendo. E poi comunque la matita per le sopracciglia trovo che debba... Io odio quando questo succede. Vabbè, caduto l'anello. Dicevo, trovo che le matite per le sopracciglia debbano essere sicuramente con una mina più fine e un pochino più dura, perché sennò poi tende a non essere poi così tanto precisa. Poi scusate se non ho usato le ciglia di Essence, però non le ho trovate sul sito, so che ce ne sono alcune. L'eyeliner, ragazzi, come prima stesura sembra super nero, però poi, come potete notare, inizia un po' a virare sul grigino. Non è un nero super saturo, secondo me tende un po' a virare al grigio, però questi sono dettagli, ragazzi. Le matite occhi secondo me sono abbastanza buone. Il liquid lipstick devo dire che è molto molto leggero. La matita labbra che ho utilizzato non mi piace tantissimo applicata insieme al liquid lipstick. Credo che questa matita qui performi molto meglio con l'applicazione di un rossetto in stick. L'illuminante in realtà è questo blush qui, secondo me è ottimo. Le powder, sono rimasta piacevolmente colpita dalle powder, perché le ho trovate veramente valide, eccetto la powder più scura, che secondo me non è poi così adatta sugli incarnati scuri. Eccetto quella lì, secondo me va abbastanza bene. Il fondotinta, purtroppo, ragazzi, devo bocciarli, continuano a cannare, mi dispiace tantissimo. Apprezzo tantissimo lo sforzo, come avete potuto notare anche con i vostri occhi, non è assolutamente adatto a pelle scura e trovo anche un pochino sketchy e non troppo corretto utilizzare un pack marrone di questo tipo per poi ritrovarsi comunque un colore che non corrisponde a... No? Mi spiace per tutte le persone che erano curiose di capire se quei fondotinta andassero bene per pelle scura. Purtroppo no, non vanno bene per la pelle medium dark, dark, deep dark. Chi può utilizzare questi fondotinta? Può utilizzare questo fondotinta molto probabilmente le persone che hanno un incarnato simile a quello di Cardi B, simile a quello di Nicki Minaj, che comunque sono nella classificazione light, quindi le persone che hanno la pelle molto molto chiara nella classificazione dark skin, ok? Gli altri purtroppo devono veramente arrangiarsi con quello che trovano di drugstore. Oggi abbiamo NYX, Kiko, L'Oreal. Detto questo, ragazzi, io spero che questo video possa esservi piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, non dimenticatevi di mettere un like. Se siete arrivati a guardare il video fino a qui, scrivete hashtag Oh my god, girl! E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!